Oltre l'onore di avere presenze ufficiali qua a Federazione, pure ringrazio personalmente l'amico Enzo, la dico in tirolesche, la ben più bella, che è il gran piacere di vedere e molto di amici qua che da 5 anni che non che vedo. E sto che me sa bene, che è la roba più bella per me. È un onore, vi ringrazio, ringrazio la compagnia Kalisberg, ringrazio nuovamente il Tiroler Schützenbund, ringrazio anche la sindaca. E, bon, cominciamo, parliamo anche dal titolo, mi son tirolese e spero che dopo di aver presentato un po' delle mie ricerche, che tutti possano avere un'idea il senso di questa serata, perché non è che io sono stato qui, sono venuto qui per presentare le mie opinioni, le opinioni lascio a voi, presento i fatti, presento alcuni risultati di ricerche. Sono molto contento di aver visto anche una copia del libro che ho pubblicato in Brasile sul dialetto trentino anni fa, e che dà un'idea anche della nostra realtà linguistica. Bene, io sono... posso? Ecco, così. Bon, io sono linguista, alcuni sempre pensano che io sia uno storico, però la storia fa parte nel contesto, perché uno che studia filologia deve sapere un po' di storia e capire il contesto. Io sono linguista, la mia famiglia è emigrata dal Tirolo, e quindi tirolesi italiani e tirolesi tedeschi nel senso linguistico, e i miei bisnonni sono emigrati con i nonni piccoli, ma questo, a dire la verità, non c'entra, perché io potevo non avere origini tirolesi. Qui parla un ricercatore, una persona che ha studiato la realtà delle comunità in Brasile, la realtà linguistica soprattutto, e studiando la lingua dei discendenti di immigrati, ho capito che era importante studiare pure l'identità per capire il contesto e capire anche le trasformazioni identitarie di queste comunità. Penso che adesso si sente meglio, devo metterlo, ok. Bon, e perché si chiama Mi Son Tirolese? E lo dico subito, perché dire mi son trentin nel Brasile è una realtà che esiste a partire dall'anno 1970. Parliamo di una realtà di 40 anni. Prima non c'era. E perciò si chiama identità e memoria nelle colonie tirolesi del Brasile. Essendo ricercatore, bene, io sono anche il presidente, l'attuale presidente del Centro Culturale Dona Leopoldina a Tres Etílias, che è stato fondato nel 1969 dal professore Karl Ilk, che è stato pure rettore dell'Università di Innsbruck. Tres Etílias è una comunità di tirolesi di lingua tedesca, anche se ci sono discendenti di tirolesi di lingua italiana, è stata fondata nel 1933. Non sono nato lì, vivo lì da parecchi anni, però è una realtà che poi vedremo, è una realtà di minoranza, perché i tedeschi di lingua tedesca, i tirolesi di lingua tedesca in Brasile sono una minoranza, sono stati i primi veramente ad arrivare in Brasile, ma sono una minoranza, la maggior parte di quelli che sono emigrati erano tirolesi italiani, di lingua italiana. E qui nel nostro centro culturale abbiamo anche una biblioteca e insomma siamo un punto di riferimento per la storia delle comunità tirolesi e anche della storia di Tres Etílias. E avete visto che c'è lì la bandiera del Brasile, è ovvio che devo parlare un po' del mio Brasile, un poco del mio Brasil, perché abbiamo un legame con la vostra storia, anche se in modo indiretto. La bandiera del Brasile tutti vedono e tutti la conoscono, soprattutto a causa del calcio, insomma, dello sport.
penso che sia l'unica bandiera al mondo che porta il colore degli Asburgo. No? Siamo qui in una terra che durante anni, secoli, faceva parte del contesto asburgico, però abbiamo la bandiera brasiliana perché questo anno abbiamo la festa dei 200 anni di indipendenza del Brasile da Portogallo e la prima Kaiserin, la prima imperatrice del Brasile era un'austriaca, Maria Leopoldina d'Asburgo, e perciò si chiama il centro culturale Dona Leopoldina, che vuol dire donna, vuol dire signora, no? Per noi brasiliani, che era la sposa di Dom Pedro I di Portogallo e ha creato la bandiera imperiale con i colori della Casa d'Austria e con i colori della Casa di Orleans e Braganza di Portogallo. Era figlia di Kaiser Franz, dell'imperatore Francesco, ossia quel che era l'imperatore ai tempi di Andreas Hofer, e quindi se sono qua in mezzo agli Schütze non c'è bisogno di spiegazioni. Ecco. Quindi c'è tutto un contesto storico che ci unisce. Ecco qui il colore giallo degli Asburgo nella bandiera brasiliana, no? La gialla e nera, come dicono tantissimi, ancora in Brasile, la nostra è gialla e nera. Ecco, il figlio della coppia è stato Dom Pedro II e ai tempi del secondo impero del Brasile è stata l'emigrazione di europei, non solo di austriaci, parliamo austriaci nel senso di impero, ma di tedeschi, di spagnoli, di portoghesi. E qui vediamo, ovviamente, per la causa della serata, qui vediamo le colonie tirolese del Brasile, fondate tra 1858 e 1892. I primi ad arrivare furono i tirolesi di lingua tedesca. Non so se si riesce a leggere. Sì. Anche spero. Coyocai, eh. Bon. I primi che sono arrivati lì, nella colonia Alemão, cioè colonia tedesca, in mezzo ai tedeschi sono arrivati nel 1858 200 tirolesi e c'era una famiglia di Cavalese in mezzo a quel, quindi la prima famiglia documentata di tirolesi di lingua italiana in mezzo ai tirolesi di lingua tedesca, ovviamente erano bilingui. Poi la seconda sarebbe colonia Tirol, Santa Leopoldina, non so se faccio così, non si riesce, comunque 1859. E l'ultima sarebbe Tresetilias del 1933, e in mezzo a questo periodo tra 1858, 59 e 33 abbiamo in mezzo un'emigrazione di massa di tirolesi italiani. Tantissimi di questa zona, tantissimi di paesi qua che ho visitato in questi giorni e che sono nomi, quindi toponimi, che sentiamo anche noi in Brasile. Toponimi che non sono talmente strani quando vai da certe parti in Brasile. Bene, qui vediamo una statistica dell'impero brasiliano in cui abbiamo il numero di austriaci. Il Brasile ha ricevuto circa 70.000 austriaci di lingua italiana, austriaci di lingua tedesca, austriaci di lingua slovena, austriaci di lingua boema, cioè ceca, slovacca, abbiamo ricevuto pure ungheresi, abbiamo ricevuto austriaci di lingua friulana, tutti austriaci, nel senso che appartenenti, tutte quelle terre lì appartenenti all'impero d'Austria, e tra loro anche i tirolesi. E qui vediamo un passaporto di questi emigrati, passaporti bilingui, nel caso dei tirolesi, no? Franz Josef der Erste, Francesco Giuseppe I. Ci sono due modelli, no? Per il Rise Pass, e in tutti i casi sono di emigrati dell'allora Tirolo italiano, no? Della parte trentina. E perché parliamo di passaporto? Vi faccio sentire anche una cosa molto interessante.
e che spiega anche il titolo della serata, Mi son tirolese, perché nel 1977, quindi circa 40 anni, un po' in più, c'era una festa per il centenario dell'arrivo delle famiglie Vitti, Cristofoletti e Forti nella cosiddetta colonia tirolese a Piracicaba, stato di San Paolo in Brasile. E questi Vitti erano di Meano e Cortesano, così come quei Cristofoletti, mentre i Forti erano di Romagnano. Proprio di Cibezzano in questo contesto non c'era, però non è che sono posti così lontani. Per voi forse, per noi brasiliani no, perché qui mezz'ora se va in viaggio, oh che lontano che lei è lì, non so, mezz'ora per voi. No, ovviamente con le montagne da noi mezz'ora vuol dire niente, perché in Brasile le distanze sono enormi. E boh, hanno organizzato la festa per il centenario e in quel momento lì purtroppo non c'erano altri modi di registrare, non c'era la camera, non c'era come fare un video, ovviamente in quel contesto di quella comunità, e andavano lì col microfono a registrare i vecchi, nipoti oppure figli di emigrati che parlavano soltanto il dialetto, non parlavano un'altra cosa, nemmeno il portoghese, era una comunità rurale, e sono andati lì dalla zia Gigia, dall'Angelina Vitti, e si comincia proprio, spero che si riesca a sentire, a capire bene, e il cugino arriva lì e dice, no il cugino no, il nipote arriva e dice, adesso parlano in tirolese. Se venuti dalla zia adesso parlano in tirolese. Adesso parlano in tirolese, che poi dopo le varie qua per la gelina. Ma che va bene lì? Ora canto. Lei è mezzo malata. Ma te la... Anche lì? Parlato a volte... Durante Austria ti portiamo la parità. Tutti le ballonetta del nostro imperatore, un giorno di giubilo, un giorno di festa, con l'archiduca in testa per Roma marcerì. Palo, Tardino, palo, Tardino. L'archiduca Eugenio fu Eugen von Habsburg. Non so come fare, aspetta. Ecco, se no comincia con mamma, mamma grande, dame una sghirlanda, quelle cose che le nonne dicevano ai neodi. E è interessante perché quando dicono parla qualcosa, la comincia con una canzone, noi altri austriaci portiamo la baretta e... Boh, ok. E poi ho cercato questa canzone e ho trovato altre strofe della canzone, ok, e poi ho dovuto anche cercare chi sarebbe quell'Eugenio, insomma. Parliamo del 1977. L'identità era talmente interessante in quel periodo che per fare la festa del centenario hanno invitato il console austriaco. Non è che alcuni non sapevano nemmeno che l'Italia era nel territorio da quasi 100 anni. E ovviamente un console austriaco che arriva lì non è un console austriaco di Trento, non è un console austriaco di Rovereto, non sapeva una parola di italiano, è arrivato lì, è rimasto veramente contento, però non c'era comunicazione. Cioè era la morte della vecchia Austria, non esisteva più, però nella mentalità della gente c'era ancora. E la nonna, la zia Gigia la canteva ancora noi altri austriachi. Penso che sia una cosa interessante, un registro anche delle cose che i bambini imparavano. E parliamo quindi anche un po' delle comunità. I primi che sono arrivati, come ho detto, erano tirolesi di lingua tedesca, no? Quelli della colonia di Juiz de Fora, e erano di queste località. Alcune nell'attuale Südtirol, no? E Kastelruth, per esempio, Meran, Lüsen, Mühlen, Taufer, grande parte era della zona dell'attuale Südtirolo.
pure di Saint Leonhard, insomma, erano questi primi. Poi ci sono, e l'interessante è che oggi in questa comunità non è che dicono che sono discendenti di austriaci o tirolesi, tedeschi, parla tedesco e tedesco, siamo discendenti di tedeschi, ovviamente perché c'erano tantissimi emigrati tedeschi in mezzo, si sono mescolati ovviamente, ma da loro ovviamente che ci sono quelli che hanno qualche memoria, però quando arrivi lì, discendente di tedeschi, punto e basta. Poi abbiamo la fondazione della colonia Tirol, anche di tirolese lingua tedesca, alcuni anni dopo la fondazione di, che sarebbe Nova Trento, il primo insediamento, che poi diventa Santa Teresa, da tirolese di lingua italiana. Quelli di colonia Tirol sono veramente messi male, nel senso che si sono insediati in mezzo alla foresta, con tutte le difficoltà che c'erano. Assieme ad altri coloni tedeschi, olandesi e svizzeri. Erano le prime esperienze, diciamo, di emigrazione. Non è che il Brasile ha dato tante strutture a questa gente, hanno lavorato veramente in modo fu brutale. Però oggi te stai lì in mezzo alla foresta, diciamo, e trovi una chiesa di quel tipo e trovi la parola Tirol, è una cosa un po' interessante, no? Questi sarebbero quelli di lingua tedesca, mentre quelli di lingua italiana sono arrivati con l'espedizione Tabacchi, che è stato qui a Trento, ovviamente, a Trentino, ci sono pubblicazioni in merito sull'espedizione Tabacchi del 1874, che ha fondato la colonia Nova Trento, poi l'attuale Santa Teresa. Pietro Tabacchi di Trento aveva alcuni problemi finanziari nella città e ha trovato in Brasile un buon negozio con la vendita del legno e poi ha portato lì alcuni coloni veneti e tirolesi, soprattutto della zona della Val Sugana. E alla fine non è che sia andata molto bene, perché uno che lavora alla fine del mese vuole guadagnare qualcosa, non solo complimenti, ti ringrazio, e quindi il signor Tabacchi ha avuto dei problemi grossi con i coloni. E una cosa che è interessante è che lo Stato di Spirito Santo ha pubblicato anni fa libri dicendo che era Santa Teresa la prima città del Brasile fondata da italiani, perché c'è un documento di un emigrato chiamato Francesco Merlo in cui chiedeva al governo brasiliano il valore di 122 fiorini, e lì quel responsabile del Brasile ha scritto così: l'emigrato italiano Francesco Merlo chiede 122 fiorini. Fiorini non era la moneta italiana, la lingua dell'immigrato era l'italiano, e basato su quel documento lì, in cui c'è scritto in portoghese l'emigrante italiano, la città di Santa Teresa ha pubblicato delle cose dicendo che è stata la prima città fondata, perché c'è un documento. Guardiamo il passaporto dell'emigrato e io non leggo il Regno d'Italia. Poi abbiamo nello stato del Rio Grande do Sul, per avere un'idea, tra lo stato del Rio Grande do Sul, che è questo più meridionale, mentre questo qua, no? Circa 1500 chilometri, non è che sia una cosa. Lo stato di Santa Catarina, dove abito io, è grande come l'Austria, quindi non è che bisogna avere in mente che sono distanze, queste comunità non erano così in contatto, no? Nello stato di Rio Grande do Sul, a partire dal 1873, arrivano i primi emigrati del Tirolo, alcuni in lingua italiana, alcuni in lingua tedesca, poi, ma soprattutto a partire dal 1875, in massa dal Tirolo italiano. E troviamo lì alcune cose, chiese, dettagli, che risalgono a quel periodo. Le famiglie Campani e Sebastiani, per esempio, a Nova Petropolis,
Oggi tutti quelli che hanno i cognomi Campani, Sebastiani non parlano l'italiano oppure il dialetto trentino, parlano il tedesco perché si sono insediati in mezzo ai tedeschi e ovviamente erano bilingui, quindi oggi i discendenti parlano il tedesco. Mentre tantissimi tirolesi di lingua italiana e cimbra si sono insediati nella colonia Condedeu, l'attuale Bento Gonçalves, e lì non troverai mai una parola di cimbro, di tedesco, no, parlano soprattutto il dialetto veneto, perché i tirolesi lì erano solo il 7%, mentre i veneti di diverse province dell'attuale Veneto si sono insediati lì e, come ha detto Enzo, da questa mescolanza è venuta fuori una lingua che oggi in Brasile si chiama Talian e è 90% è veneto. Per avere un'idea di come sono le cose, perché non è che ci siano comunità isolate, che è una cosa fantasiosa, che no. Il tempo cambia un po' le cose, no? Comunque, belle le foto, anche i costumi. A Bento Gonçalves, non so se magari qualcuno qua conosce il Brasile, è stato in Brasile, non so. Abbiamo vinicole come della famiglia Valduga, abbiamo anche la produzione di uve autoctone dell'attuale regione qua. Abbiamo, per esempio, lì si vede, non so, cardappio tirolese, vai a Bento Gonçalves, nella vinicola Valduga, che sono, penso, di origine roveretana, e al ristorante puoi mangiare soppa dei canederli. Noi lo super. Soppa dei canederli. Sempre nello stato di Rio Grande do Sul, a Caxias do Sul, abbiamo il monumento ai tirolesi, fondato nel 1975 con l'Aquila di Trento, però poi vediamo alcuni dettagli della fondazione di questo monumento. È interessante perché oggi è un monumento un po' dimenticato, perché a Caxias do Sul c'è il Circolo Trentino, quindi un monumento ai tirolesi. Non c'è un circolo tirolese, se fosse un circolo, un monumento trentino, forse ci sarebbe più interesse, quindi è un monumento un po' dimenticato. E così vediamo e capiamo un poco come sono state le dinamiche. Guardate che bello altare della chiesa, fatta dagli immigrati. Oggi i nipoti non sono capaci di fare cose bellissime così, mentre quelle persone lì arrivate nel 1875, con tutte le difficoltà che avevano, una grande fede, hanno costruito cose bellissime. Poi abbiamo qui la prima messa in italiano nello stato del Rio Grande do Sul, da Don Bartolomeo T. Lì da noi diciamo Ticher o Ticker, non so se qui da voi si dice Tiecker, non so perché, Tiecker, no? Perché da noi si dice Moser, voi dicete Moser, no? Quindi è cambiato un po' le cose, non so, da noi diciamo Ticher o Ticker. Ecco, nato a Trento, bilingue, venne costretto a trasferirsi dalla colonia Sant'Isabella, attuale Bento Gonçalves, a causa delle minacce dei coloni italiani legati alla società Dante Alighieri. Oggi, quando sei nello stato del Rio Grande do Sul, troverai la foto del padre Bartolomeo Ticker come il primo parroco dell'immigrazione italiana nello stato del Rio Grande do Sul. Uno che è stato espulso perché dichiarava sia austriaco, oggi te lo vedi lì. Quindi una questione anche dell'identità e del cambiamento delle cose. Poi la colonia Nova Trento, attuale Flores da Cunha, abbiamo anche alcune tracce dell'antica tradizione, però a partire dagli anni 70 cambia tutto. Come vedremo poi, fino agli anni 70, questo sarebbe un disco, un LP, o come si dice, un LP, di canzone de Stiani, canzone e costumi del Tirolo, e a partire dagli anni 70 tutto cambia e vedremo poi perché. Ecco. Questo salto, beh, quando andiamo al sito della città di Bento Gonçalves troviamo anche alcune informazioni sull'origine degli emigrati. Visto che il comune cerca di pubblicare ciò che si trova sui documenti, ovviamente non troviamo la parola trentino,
Non si dice che c'erano emigrati dal Trentino, ma emigrati dal Tirolo austriaco e dal Veneto. Però, se io dico oggi in Brasile emigrati dal Tirolo austriaco, uno pensa che lì possiamo trovare persone che parlano il tedesco. Comunque non è che sia il caso, no? Ci sono persone che parlano il tedesco lì, il Tirolo austriaco era il Tirolo di allora. E guardate come erano le prime case degli emigrati, non è che hanno ricevuto... fu dura, prima perché c'era la foresta, dopo l'hanno abbattuta e poi hanno costruito le prime case, però guardate che c'era un po' di musica, un po' di festa, poi il Molino Klamer, hanno costruito molini con molto molto lavoro e poi anche case con balconi, che quando andiamo da qualche parte dove ci sono case antiche vediamo balconi esattamente così. Hanno trasferito il mondo, no? Il mondo europeo in Brasile. Anche case fatte di pietra, molto belle. Torniamo qui all'inaugurazione del monumento ai tirolesi. Nel 1975 famiglie orionde soprattutto della Valagarina, che si sono insediate lì, hanno voluto festeggiare il centenario del 100 anni dell'emigrazione. Hanno mandato a costruire un monumento con l'Aquila di Trento e questa targa, che vediamo qui, poi torno lì, questa targa, si vede? Si legge? Sì? Non ben. Non ben. Boh. 100 anni or sono una schiera, no, neanche lì. 100 anni or sono una schiera di audaci tirolesi qui a Prodò e ovunque, ma non so, audaci tirolesi, quello che voglio dire. Hanno messo l'Aquila di Trento, non hanno utilizzato il termine audaci trentini nel 1975. Per fondare il monumento, ovviamente che erano lì una minoranza in mezzo ai veneti. E poi si vede che ci sono le bandiere tirolesi e le bandiere italiane, perché si vuole accontentare tutti, nel senso che tantissime famiglie erano già mescolate, la mamma veneta, il papà italiano, la nonna veneta, il bisnonno italiano, quindi per accontentare a tutti. Però tantissimi, ho delle interviste, ma diventa molto lunga, tantissimi discendenti più vecchi in quel periodo lì non sapevano nemmeno che il Trentino, che la parte italiana del Tirolo era passata all'Italia. Però si dichiaravano italiani perché ci sono colonie tedesche non molto lontane. Quindi c'è una questione identitaria linguistica, una questione identitaria geografica, però non nazionale, che questa è venuta con il tempo. Questo è molto importante e bisogna capirlo, perché se no non si capisce la realtà brasiliana. Un lavoro molto interessante è questo di Cristiano Dal Piaz, che è un brasiliano, pronipote di emigrati, e che ha scritto questo libro, che sarebbe la traduzione della cultura trentina tirolese nello stato di Rio Grande del Sud, perché è molto interessante. Vedete lì che c'è il tricolore, 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 circolo trentino. E lui, essendo discendente, poi cercando qualcosa su internet, ha visto che e ha capito che la tarantella non era un ballo tradizionale del Trentino, mentre lo vedeva nelle feste dei circoli trentini. Poi ha capito pure che O Torna Surriento, O Funiculì Funiculà, non erano canzoni trentine, pur essendo lì nelle feste del circolo trentino. E ha fatto un lavoro bellissimo di ricerca, andando dai circoli e guardando gli statuti dei circoli trentini fondati sempre a partire dal 1970-75. E ha letto lì, gli statuti dicono, siamo qui per preservare l'identità trentina, l'identità del Trentino. Mentre le feste... come ho detto, tarantella, polenta con polo, tarantella o torna sorriente, quelle cose lì, che vanno rispettate perché è una cultura,
però non è una cultura di questo territorio, semplicemente così, no? E ha scritto questo libro in cui spiega le trasformazioni sia della manutenzione oppure della costruzione di un'altra identità. Speriamo che venga poi pubblicato in italiano. Poi guardiamo qua i tirolesi nelle statue di Santa Caterina. Non mi ricordo chi, ma qualcuno dei presenti mi ha detto dei discendenti che vengono qui a Fornace, e anche a Civezzano. E anche a Civezzano, poi a Romagnano, poi a Sardegna, insomma, ma a Fornace. E questi sono praticamente quelli discendenti di emigrati che si sono insediati a Rodeio. Guardate che qui c'è Rodeio, Nova Trento, Rio do Cedros, due città che hanno nomi brasiliani a causa della topografia, mentre Nova Trento è un nome da rispettare. Nova Trento, Madonna, no? Una Nuova Trento in Brasile. Ok, tutte queste comunità fondate nel 1875. E veniamo qua. Quando vai lì al santuario di Madre Paulina, troviamo questa foto qui, la choupana, vuol dire la capanna, prima costruzione dei coloni tirolesi, no? Dos colonos tirolesi. E questi fanno parte di un insediamento, di una colonizzazione organizzata dal dottore Hermann Otto Blumenau, che ha organizzato in Brasile un'emigrazione in massa di tedeschi, soprattutto della Renania, Pomerania, ossia tedeschi del nord, quasi tutti protestanti, e poi arrivano lì i tirolesi italiani cattolici, che come sappiamo basta pensare alle nonne come erano, che è sempre a terra sulla corona, quella roba lì, e molto legate alla religiosità cattolica, mentre i tedeschi erano protestanti. E nella valle dell'Itajaí, che è il fiume di quella parte lì, si è creata un'identità che è così, e bisogna spiegarlo bene, perché alcuni di voi andate lì e poi alcuni mi dicono: Madonna, ma ho visto tricolori dappertutto, ho visto bandiere tedesche dappertutto. Chi parla italiano è cattolico, è italiano. Chi parla tedesco è tedesco, non nel senso austriaco, Germania, protestante. Era assolutamente proibito un matrimonio fino a 50 anni fa, nel senso che era un peccato, si va all'inferno, Madonna, era così. Oggi per fortuna non è più così, perché la gente ha capito che prima di tutto siamo umani, prima di tutto, e quindi... Ma questo spiega tanto, la realtà è linguistica, non nazionale. Poi abbiamo qua qualcosa di interessante, perché c'erano anche, potete, si legge, chi sta lì, si legge, ecco, studi anche di Renzo Maria Grosselli, che è anche una persona che ha studiato tanto la realtà delle migrazioni in Brasile. Ecco, bene. Mentre bisogna dirlo che le autorità austriache non inviavano materiale scolastico per le comunità, mentre quelle italiane sì. E in questo contesto le comunità fondate dai tirolesi ricevevano dai consolati italiani materiale scolastico dall'Italia. E ovviamente lì non c'era Kaiser Franz, c'era Vittorio Emanuele, e quindi una trasformazione dell'identità che è cominciata pure già a partire dal 1900. Bene. Comunque, un giorno arriva 1903 la visita del console austriaco Carlo Bertoni alle comunità tirolesi nella valle di Itajaí, e una bambina ha letto questa poesia, no, per salutare il console. E guardate, signori, che è un italiano molto bello, è stata scritta dal maestro della scuola, un perfetto italiano d'epoca, parliamo di un italiano di 100 anni fa, di lingua italiana, però la nostra patria è giù lontana, è lontana nel Tirol, e quindi parla di Vienna, quindi
c'era un'identità ancora... La bambina era nata già in Brasile, mentre il maestro era ancora emigrato, no? Fino agli anni 70 vediamo nella valle di Itajaí queste cose, queste manifestazioni, costumi, tutte che risalgono ai colori bianco e rosso del Tirolo. Quando andiamo a Nova Trento troviamo la prima comunità di Nova Trento, che poi si chiamò Ronzenari, però il primo nome fu Tirolo, erano proprio di quella zona. E sentiamo cosa dice un discendente di questi di Nova Trento e Guaviruba, Votuverà, che non è comunità vicine. Eu tive a oportunidade de entrevistar, eu acho, umas três pessoas, e hoje são falecidas na minha adolescência, que eram filhas dos primeiros imigrantes aí. Uhum. Por exemplo, Vicente Romani, eu tinha 16 anos e ele tinha 97, 98. Sim. Nós conversávamos em italiano, em dialeto. Já te parla? Mi parla in dialetto, sì. Dai, no, tacchema parlava in dialetto. Io parlavo qua sempre italiano. E allora, quando mi veniva scioccato il vecchio del nonno Vicente che c'aveva, allora mi sempre che ti mandava voleva scegliere come coscia dei vecchi, dei piani. Allora mi diceva, io la metteva lo show, era vedo. Allora mi diceva, i nostri vecchi erano venuti dal Tirolo, dell'Austria. Anche mi voleva cercare roba di stiamo, roba vecchia, cornici vecchi, ritratti, scianti. Allora mi diceva tanti, ah, con la cornice di veniva dell'Austria. Ciò che mi voleva scegliere il posto, da dove era nati, l'Austria. Beh, ma l'Austria è un paese, l'Austria è grande, com'è che non lo sai? Dopo allora sono venuto a vedere che era del Trento, e il Trento a dare i suoi paesotti, e lì ho capito a vedere che tante di quella gente lei veniva dei posti, non di stessi posti, ma dei posti che allora non erano una città. Sì, sì, sono paesotti. Tutti i paesotti, lì prima ora ho pensato che erano tutti gli stessi paesotti, ah sì, è venuto insieme, è una giada. Allora era tutti, no, ma era tutti altri paesi, ma la prima ora ho pensato che era insieme. E diceva solo l'Austria, lui diceva, mai sento un vecchio di, non ha di scendere l'Austria, ma mio padre diceva che era del paese dell'Olimpio, del Povo, di tanti altri paesi. Che non si ricordava pure se lui. Credo che no. Ma solo dire dell'Austria, so che anche dopo, anche i vecchi di. Noi anche per far vedere di tedeschi, ma di cent'anni. Le due io sentivo lì, ma di cent'anni, i nostri vecchi erano dell'Austria, del Tirolo. Noi ti parliamo il tirolese, dice. Mm-hmm. Si vede che. E diceva, ma anche parliamo il tirolese. Tirolese, ma anche parliamo il tirolese. E anche alle volte sentiva tanti. Perché, ah, quel dito, adesso non va niente, neanche cent'anni, non è cent'anni. E sentiva, insomma, mi credo che la questione è che si sentiva italiani, la lingua italiana, gli usi, i costumi della zona italiana, ma però gli era sciolto il cuore dell'Austria. Credo così. Ma ti dici che l'Austria per loro la... Ancora poi credo che in Italia si sente che quella di trentini, i tirolesi, gli austriaci, la nazione così pur sciolta, quella ora, sì, allora quei del sud di Vieni, quelli là, per l'amor di Dio, stegli lontani. Vede questi tanti italiani. La separazione tra italiani e tedeschi è sempre stata ben badata, ben mm-hmm. No, no, i tedeschi no. In quanto realtà identitaria è da pensare. Poi c'è sul giornale di Nova, guardate la bandiera di Nova Trento, il tricolore, ma è anche il tricolore, la bandiera, per esempio quando guardiamo dei pompieri volontari, dei pompieri dello Stato di Santa Catarina, perché lo Stato di Santa Catarina sono questi colori.
E quindi c'è anche una coincidenza, anche perché a Nova Trento, il nome è Nova Trento, ma non è che tutti siano discendenti di Trentini, ci sono Lombardi, ci sono Veneti. In questo contesto di identità italiana, nel senso di lingua, questo bisogna dirlo. Poi è interessante che nel giornale Nova Trento una volta è stata pubblicata l'impressione di un signore qua della provincia di Trento che andando lì ha detto che cercando di parlare con le persone loro non mi dicevano di essere discendenti di italiani. Quindi troviamo tutte le due realtà. Poi andiamo a Colonia Nuovo Tirol, nello stato di Piraquara. Bisogna essere breve, so che non abbiamo tanto tempo. È stata fondata proprio da Primirotti. E qui vediamo, si chiama Santa Maria do Novo Tirolo, Santa Maria del Nuovo Tirolo, fondata nel 1878 da Primirotti. E oggi quando guardiamo lì la festa che organizzano, vogliono passare l'idea degli immigrati che arrivano, no? Nella colonia. Penso che non è che sia stato così quando arrivavano, però guardate che esiste quell'identità, come dire, costruita, ricostruita, no? Ecco, e la comunità si chiama Santa Maria del Nuovo Tirolo, però lì fanno la festa trentina e il nuovo parco per la festa si chiama Parco Trentino, quindi Tirolo. E perché? Perché a partire dagli anni 70 arrivano lì persone legate a associazioni fondate qua nella provincia per gli immigrati e queste associazioni dicevano a queste persone, e io sono testimone oculare di alcune situazioni in cui si diceva voi non siete tirolesi, tirolesi parla tedesco, o altri siete italiani o altri siete trentini. Dal punto di vista diciamo scientifico, come ricercatore, penso che questo sia a partire di questo momento c'è la ricostruzione dell'identità dei discendenti in Brasile. Però i giudizi lascio a voi. Poi abbiamo la colonia tirolese di Piracicaba, fondata tra 1892 e 93. Qui abbiamo delle testimonianze, abbiamo anche qualcosa che si trova ancora. È stata una comunità, diciamo, isolata nel contesto della fondazione dei circoli trentini, è stata una delle ultime dove viene fondato un circolo, e pubblicano anche un giornale che si chiama O Tirolese, cioè il tirolese. La farfalla, che è il simbolo, perché in un momento hanno arrivato lì con quello slogan della farfalla della provincia di Trento, non so, andava in moda, e hanno creato quindi la farfalla. Vedete quella di sinistra che portava i colori austriaci, brasiliani, poi italiani. Quindi l'origine austriaca, se hanno arrivato in Brasile, poi oggi il Trentino si trova in Austria. Poi non andava bene certi colori e l'hanno cambiata perché alcune persone venute dalla provincia hanno detto che quel colore lì non andava bene e l'hanno trasformata con i colori della città di Trento e del tricolore italiano. Bene? Bene. Nel 1910, nel 2010 venne fatto lì, questo sarebbe un salone parrocchiale, e hanno fatto lì alcune pitture e hanno ovviamente con internet hanno guardato, e perciò devo dirlo che tanti discendenti quando vedono gli Schützen o i gruppi di Bali sono molto contenti, guardano quelli che è i nostri, guarda quelli che è i nostri, perché vedono costumi originali, quelle cose lì, e si sentono attaccati, e leggendo qua e là hanno fatto qualcosa anche per ricordare Andreas Hofer. Ma poi quando sono arrivati lì alcuni di certi direttivi di associazioni fondate qua hanno detto che quello non andava bene, e poi viene cancellato e viene fatto una farfalla, guardate, con il colore del Brasile e il tricolore. Anche in questo caso lascio a voi i giudizi. Ecco, e poi abbiamo l'ultima colonia del 1933, che è proprio Tresentilia, sfondata già in un contesto di Repubblica Austriaca,
in un contesto antinazista, perché il ministro dell'agricoltura austriaco Andrea Stala della Wilchenau, amico personale di Dollfuss e di Schuschnigg, aveva capito che dopo la prima guerra e la condizione in cui l'Austria si trovava, ha capito bene, veramente, che potrebbe, venire un brutto tempo. Infatti proprio dall'Austria che è venuto il brutto tempo, no? Ispirato nell'amico qua, Benito di qua, e ha organizzato una colonizzazione in Brasile, è andato in Argentina, poi in Paraguay, ma ha scelto il Brasile per fondare la colonia Dreizehn-Linden. E quindi vediamo gli inizi, poi oggi è una comunità dove ci sono quattro gruppi di ballo di Schuplattler, un gruppo infantile, un gruppo tedesco di ballo, un gruppo italiano di ballo, perché ci sono anche tanti veneti lì. Poi ci sono quattro corali, c'è la banda dei tirolesi, c'è una banda degli studenti, cinque corali, una città di circa 9-10.000 abitanti, con tutti questi gruppi di ballo. Questi non hanno ricevuto negli anni 70, a partire dagli anni 70, certe visite che hanno creato confusioni identitarie, e quindi hanno potuto mantenere le tradizioni, i gruppi, e quindi lì non c'è, diciamo, certe confusioni che purtroppo fanno la gente non sapere da dove viene. Qui troviamo anche una cosa interessante, ho visto che c'è un signore qua che è del Südtirol, no? Si chiamano Südtirol, yeah. E qui c'è una signora di Glurz, e che per loro, per quelli del Südtirolo tedesco, l'emigrazione verso Tresettilia fu anche un tipo di opzione, perché così potevano scampare dal fascismo, mentre quelli del Nord Tirolo, che erano contro il nazismo e vengono perseguitati, pure loro potevano scampare. Quindi è una colonia fondata nel senso di scampare dal nazifascismo. Beh, qui ci sarebbe l'intervista di questa signora che parla in tedesco, perché è nata all'attuale Glorenza, Glurz, ma non sa nemmeno una parola di italiano, però visto che la maggior parte qui è di lingua italiana, ovviamente, non so, se volete posso anche far vedere. La signora si torna, se siete rogni, se non vi ricordo, nessun italiano ci fosse. Nessun italiano ci fosse. Un di 2 euro è così vecchia, per noi. Sono schlechte Zeiten waren. Ne? Alles, was deutsch war, war verboten. Und haben Sie alle italienische Dokumente? Ich habe meine Brüder. Die Eltern, Österreicher? Ja. Bene, qui i documenti sono tutti italiani, però non è che non sa parlare la lingua italiana. Qui troviamo anche una cosa interessante, ho visto che c'era anche ci sono due pure giornalisti. In Brasile venne fondato un giornale che si chiamava Il Trentino. Oggi c'è Il Trentino qua, in provincia, ma anche in Brasile venne fondato a Porto Alegre il giornale Il Trentino, che pubblicava articoli in lingua portoghese, italiana, alle volte anche in tedesco. E organo della società Trento Trieste a Porto Alegre e degli altri italiani e austriaci. Guarda che questo lo trovo una cosa veramente bella e interessante, degli italiani e austriaci, cioè austriaci in lingua italiana. E poi pubblicava anche di questo, e questo sarebbe interessante anche in quanto recupero di certe cose, perché guardate, ogni buon tirolese deve avere nella propria casa queste patriottiche canzoni. Quindi i buoni tirolesi qua del Schützen, non so se hanno tutte queste canzoni a casa, però ci sono titoli interessanti, forse di canzoni, cose che sono state perdute nel tempo. Pubblicato nel Brasile dal giornale Il Trentino. Poi editto...
E poi è una cosa interessante, preghiamo i nostri amici lettori di scusarci se ancora una volta dobbiamo dedicare parte non indifferente del giornale a un articolo in lingua per molti incomprensibile, perché hanno pubblicato qualcosa in tedesco. Quindi, questo fa capire che 100 anni fa essere austriaco non era essere parlare tedesco, no? In questo contesto di Trento. E poi troviamo alcune testimonianze di persone. Alcune non vivono più. È rimasta, non so, nostalgia per Tirolo, non so, i vecchi. No, mi stava bene a dire. Ma, poi, mi sa che poca roba. Che figlia c'era, no? Qualche poco robetta gli vorrei cantare. Cosa che cantava? Ah, in realtà, anche italiani cantavano, anche musica italiana, anche tirolese, italiano. Tutti insieme, ma vai a Dio, dire dell'Italia. Qualcuno, ma non sei chiamato? Chi in carnevale ti viva chi tiroese italiano, ma guai a Dio qualche roba dall'Italia. Noi mi domandai, di qualche Italia è, ciaffoni, piadoni, però tutto è muore, però guai a Dio di prendere l'Italia. E dell'Austria? Ma cos'è dell'Austria? Lo sa, ora si ingrassava. Oh, ma ora beveva, beveva sempre, ora, ma quando da oggi beveva e mangiava. L'umane che pampa attaccata, e tu quello che era. Ora sì, è una bellezza, il paradiso in terra. E quando arrivava l'italiano a Tirolo gli diceva, viva Italia una, viva Italia una. Ora ti doveva dire, grazie a Dio che è uno che si è buttato dopo morire della fame. E dopo la diceva, quando comandava i tirolesi, beveva uovi freschi. No, i tedeschi, quando comandava i tedeschi, beveva uovi freschi. Adesso che comanda Vittorio Emanuele per dire in fine mondiale. Un'altra testimonianza della banda di Nova Trento, la banda più antica del Brasile, è fondata, oddio, non ho messo lì la data, è centenaria, fondata da un prete italiano, padre Sabatini, e qui in mezzo a una festa un di Nova Trento racconta un po' come è andata lì un giorno che la banda dei neotrentini è andata a suonare a Botuverà, una comunità fondata da lombardi. Voglio causare, questo è un discendente di, nemmeno i suoi bisnonni erano nati qua, i suoi bisnonni sono brasiliani, e so che c'era il rumore, ma mi pare che parla ancora bene il dialetto, no? Poi c'è anche qua un De Gasperi che parla. Gli ebrei erano nevoli per cercare di maniera nessuna. Austriaci, del Tirolo. E guai che visa da qualche italiana, pagata. E voleva farsi vedere che io venivo alla guerra. Guai. Ma chi voleva di lui? Non capito mai. Le donne invece. Mia madre era un austriaco, ma di qualità. Mia madre è un'austriaca di qualità, cosa vuol dire? Insomma, poi vediamo qua una delle persone che è morta anche, ha fatto tanto per la cultura veneta in Brasile.
il signor Darcy, un nome brasiliano, non è un nome tirolese, proprio trentino come il mio Everton. È uno scherzo, eh? Darcy Los Luzzatto, la mamma era di origine primierota, mentre il papà era di origine bellonese, non so dire esattamente di dove erano i nonni. E lui fa anche vedere un po' della realtà delle colonie quando c'erano i veneti e i trentini e i tirolesi. È una persona molto molto importante per la cultura veneta in Brasile, perché ha pubblicato diversi libri nel Veneto brasiliano, che si chiama Talian, e per le comunità venete è una persona veramente, come si dice, una referenza, insomma. Qui lo vediamo. Dov'è? La maggioranza era veneta, un grandissimo Bento Gonçalves. I primi abitanti di Bento Gonçalves erano trentini. Era una colonna trentina, si erano 30-40 famiglie, prima che arrivate qua. E dopo questo si arriva al Veneto, i venti venivano sempre di più, in poco tempo gli erano tanti venti, trentini. Ma mi diceva, e guarda che resisto solo sto a fare, che intorno al 1900, mio nonno era ancora vivo, e tutti noi erano vivi, due, qua a Bento Gonçalves fino a due feste. La festa del compleanno di Checco Berti, Franz Josef, che era la festa dei trentini, e il 20 di settembre, che era la festa italiano. E allora ci sono due feste, ma il barfio mio fa loro. Io avevo certe differenze, sicuro, e che era anche un scrittore veneto, Giulio Lorenzoni, che mi ha fatto qua dentro, è stato molto importante, che ha scritto questo libro, diceva l'amore finisce là fuori con le barufette di famiglia, perché uno è trentin, che l'altro è veneto, che l'altro è friulano. E sta proprio politica che pensava di darsi da noi, e non abbiamo messo fuori una lingua unitaria, che è diventata dal nostro vernacolo, che in altri dicevano l'italiano, la lingua unitaria, e una, anche come la religione, mettevo che più tanti siano diventati, gli arbi erano più tanti, erano cattolici, e adesso gli sparisci sono cattolici. Come vi ho detto, in alcune zone, ha detto bene, l'amore è che vince, e quindi tutti sono... Ecco. Poi abbiamo una realtà molto interessante, un giornale che si chiama Il Colono Italiano. Abbiamo visto quelli che parlavano delle beghe, abbiamo visto quelli che parlavano dell'amore, adesso vediamo una roba ancora più interessante. Un giornale che si chiama Il Colono Italiano, sempre fondato nel Brasile, e questo che è interessante, discendenti in Brasile che inviano soldi all'esercito austriaco. Oltre tutte le difficoltà, oltre tutto quello che hanno dovuto passare, subire questa gente, cercavano di inviare soldi all'esercito austriaco. Il giornale Il Colono Italiano era sempre in lingua italiana, ovviamente, appello austriaci e ungherese dello Stato del Rio Grande do Sul, quindi quello più meridionale del Brasile, dove troviamo qui i nomi di tantissimi di tantissimi emigrati e figli, pure anche brasiliani, che inviavano soldi per la flotta aerea austro-ungarica. Penso che, non so se si riesce, però si vedono tanti cognomi, ecco, e... è interessante, no? Secondo me è una cosa... Era un po' inedita quando abbiamo trovato queste cose, soprattutto è un lavoro molto interessante di un ricercatore amatore che si chiama Cesare Girardi, la famiglia è originaria di Fornace, e che ha trovato presso questi giornali, e non è uno, due, sono tantissimi, in cui vediamo che durante alcuni anni i discendenti inviavano volontariamente soldi per la flotta aerea austro-ungarica in un giornale che si chiamava Il Colono Italiano. E dove veniva pubblicato questo giornale? Nella colonia che si chiamava Garibaldi. Quindi è una cosa veramente interessante.
Garibaldi, una colonia fondata da veneti. I primi erano tirolesi, poi hanno cambiato il nome della colonia a partire dal momento in cui, come ha detto Darcy, arrivavano sempre più veneti, hanno cambiato il nome della colonia, diventò colonia Garibaldi, anche perché in Brasile è stato Garibaldi, ha fatto anche un po' di casini lì, nel senso di guerre per la Repubblica, il tempo della monarchia. E qui troviamo, una cosa che è importante, il direttore del giornale Colonia Italiana era un prete trentino, quindi ovviamente cercava di aiutarli in questo senso. Ma credo che sia una cosa veramente interessante che persone con tutte le difficoltà che avevano in America cercavano ancora di inviare soldi alla flotta aerea austro-ungarica. No? E questo lascio a voi ricercatori, e sarebbe un gran piacere trovare qualcosa, perché volevano un aeroplano, con questi soldi inviati volevano che un aeroplano della flotta si chiamasse Rio Grande do Sul, cioè il nome della provincia. Insomma, qui vediamo l'aeroporto, no? Di Cirè, non so, magari troviamo presso alcuni archivi qualcosa, Osvaldo, non so, di questo aereo che si chiama, perché non so se è stato, se c'era questo aereo, no? Insomma. E poi, tra le file dell'esercito austro-ungarico, due soldati nati a Nova Trento. Quando andiamo lì ad Innsbruck troviamo che sono nati proprio a Besenello, però no, sono nati a Nova Trento i fratelli d'Adam. Entrambi morti nell'esercito austro-ungarico, mai tornati a Nova Trento. Non sta massa e svelti sti qui, perché sarebbe meglio restare lì, insomma. E poi qui, anche se parla un po' di identità, insomma, è interessante vedere che è come qui da voi, nel senso che questo signore di cognome De Gasperi, la mamma Stenico, questo signore cognome Vitti, la mamma Cristofoletti, è sposati a 60 anni, non so, lui non vive più, persone che parlano di dialetti con accenti e parole diverse nel Brasile, come qui da voi, che è di una frazione o di un comune, che dopo aver sposato una persona di un'altra frazione o di un altro comune, mantengono ognuno il suo e così. Allora che avevo orgoglio proprio di essere tirolese. E guai a Dio dire di no, e che avevo proprio orgoglio. Ma mi sapeva bene anche a me essere tirolese anche a noi. Però tanto che diceva il tirolese, sì, in quei tempi, e la mia nonna, la veniva su a me qua, la chiacchierava come padre, mia madre, e diceva di via del Tirol, che lei veniva in nonna, lei veniva in qua con 15 anni, ma la si ricordava bene. E allora la parlava cosa che la chiacchierava con mio padre e la mia madre, cosa che passava in quei tempi la via. Ma la dice che per mangiare e vivere, non di dire, sì, era meglio che in Brasile, era ben meglio, che venite tutti che la via andava a struccarla lì. E si sentiva puttaliani o più austriaci? Ah, noi tiriamo più dell'Austria. Anche i vostri? Anche i miei erano così, tutti stessi. I bici si tirava più per l'Austria che per l'Italia. Gli italiani begava, se pari italiani begava. Perché? Non voleva sentire chi era italiano, tirolesi, austriaci. E voi cosa che vi ricordate i vostri? Oh mio Dio, poca cosa, Dio. Parli in tirolese. Quasi niente mi ricordo, perché sono venuta formata giovane dalla vecchia. Insomma, non mi ridava ma fa presa.
non devono attendere vedere come che era, come mi pareva, ma fa buoni. Buoni, buoni, buoni. Buoni, buoni. Io parlo me la verità. E le vero? Tirolese. Tirolese, di verità. Parla in tirolese. Oh, io c'era tirolese. Ah, era tirolese diplomati. Tanto che c'era c'erava tirolese. C'era c'era tirolese. Mi pareva che sapeva bene quando veniva a farmi l'amore. Questo da chi? Quando arrivava sulla cena, intorno alla mia madre la guerra sulle te, con questo arrivava. Allora la correva già a becca, diceva, guarda che lei è arrivato moroso, non va a dormire, deve dormire ma fa presto. Le sette era bella che deve dormire. E viene pochi chi al banco tirolesi, come c'era lì e il mio. Che c'era? Pochi. Perché noi apri i dubbi, no. Noi erano tutti tirolesi, noi erano tutti tirolesi. La porta gli anotti, com'è che mi lasciano? Non mi ricordo. È quella sul paio? No, no. 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 Cosa fuori italianotti? Ah! E beccava chi invece, quando gli italiani, quando nevano città, questi chi? Nevano città a cavallo, che non veniva dal dinero, veniva a cavallo con il carino, dopo bevevano proprio, ne si, se ciappavano le città. Beccava. Per l'Austria, per l'Italia, chi è lo striatino? Per gli italiani, il begano. In Brasile c'era pure, a partire dagli anni 40-30, agenti fascisti che hanno poi anche lavorato presso queste comunità, cercando di cambiare un po' le cose, ma come vediamo da questi signori che parlano, non è che hanno riuscito, insomma, qualcosa ovviamente hanno cambiato, perché il governo brasiliano in quel tempo era molto simpatico ai signori Mussolini e Hitler, e poi tutto è cambiato, per fortuna. E insomma, a partire dal momento che il Brasile dichiara guerra all'Italia e al Reich tedesco, le lingue tedesche, e poi anche c'erano tanti giapponesi in Brasile, le lingue italiane, tedesche e giapponesi vengono proibite. Furono anni molto duri in alcune comunità, con persone perseguitate, persone che sono andate in carcere perché parlavano la lingua. Però c'è un'aneddota, Tres Etilias, che quelli della banda che parlavano in tirolerisch, e arriva uno e dice, stai parlando in tedesco, sto parlando alemão. E uno dice così, no, tirolese, quello non sapeva nemmeno cos'era il Tirolo, quindi per loro... E così hanno potuto continuare a parlare il dialetto bavarese, che è quello del Nord Tirolo. Poi vediamo anche presso necrologi che persone, a partire dagli anni 40, troviamo già l'uso della parola trentino in alcuni casi, però Trentino Austria è interessante, no? E avete visto che la gente non chiama il dialetto trentino, no? È come negli Stati Uniti, i nonesi lì, quando che parlano, dicono, noi parlano tirolese, no? Alcuni dicono anche nones, e qui quello che sarebbe il dialetto trentino, perché della zona della Valle dell'Adige, usano il termine parlare tirolese. E è molto interessante anche questa intervista qua. Ciao, mamma, sono un'insegnante di lingua italiana, Come si chiama la sua lingua? Veneto, Trentino? Non so. A me la mia mamma a volte la parlava, ma diceva che non era italiana. Non è. Era nato però, ha nato parlava. Allora. Quindi ci sono persone che si ricordano bene, ci sono persone che non si ricordano bene, perché questo è importante, non è che esista, che ci sia in Brasile una realtà omogenea, non è così.
Dipende dalla località. Qui vediamo queste due signore che dicono noi altri parlano il tirolese. Avevano solo i nonni. E poi non si parlava in portoghese o no? No. Cosa è il problema? Tirolese. Parla tutti in tirolese. Non poco il padre. Perché? Perché lui sa, lui è venuto di su. Dice lui, dice Matteotti così, te era sul tirolese. Mi mare, Virginia Cristoforetti. E lei era dalla via da quei paesi lì. E quello che si parlava in Radelori? I nostri, anche a mio padre, era sempre erano in tirolese. E a casa, se parlava in portoghese? No, non sapeva niente. Non sapeva niente a certe volte. Portoghese. Non tirolese. Dei giovani non parla poi il tirolese. Perché secondo voi il dialetto tirolese sta perso? Perché si interessano della storia. Noi abbiamo tutta la storia, era con la nonna, con il nonno, la nonna, il papà. E non parlava portoghese? No, Davino non era portoghese. Portoghese non era. La lingua di loro allora? E tutti i nomi dei menoni li è venuti dal Tirol e ho imparato a parlare il tirolese qua con i menoni, ma io ho sempre sentito a dire che sono tirolese, non ho mai sentito a dire che erano italiani neanche a Trentino e i miei padri sempre diceva che parlavano il tirolese, che i nonni erano venuti dal Tirol e che sempre sono stati conosciuti come tirolesi. E perché ti senti più italiano, austriaco? Cosa? No, austriaco, io mi sento austriaco. Perché quando i miei nonni erano venuti era Austria, allora se ero austriaco, anche a me sono austriaco. E ancora mi godo la cittadinanza italiana, ma mi godo orgoglio. Ma non va niente contro l'Italia, ma non potete smettere la nostra storia tirolese, perché mi va anche orgoglio di essere discendente di austriaci. Allora non posso smettere la cosa che i miei vecchi erano, sì. E poi vediamo qua un po' delle cose e lascio a voi i giudizi. Cose che vengono pubblicate dall'ufficio immigrazione della provincia autonoma di Trento. Avete visto che i discendenti di diverse generazioni dicono che parlano un dialetto che si chiama tirolese e poi guardate qui che ci sono persone che abitano qua in provincia e che credono che non risulta che qualcuno dei nostri presidi abbia mai chiesto cittadinanza austriaca, bensì italiana, ovviamente perché negli anni 70, prima di questo processo di italianizzazione, i discendenti andavano presso i consolati austriaci e lì per cercare la doppia cittadinanza. E poi io non l'ho, lo dico subito, io sono brasiliano, resto brasiliano, il ministro degli immigrati in Brasile per me va benissimo. Andavano al consolato austriaco e dicevano mi dispiace, questa parte l'abbiamo persa, non è più Austria. Poi andavano al consolato italiano e quando arrivavano lì dicevano mi dispiace che siete austriaci, come non c'è da fare. E poi dal 2000 al 2010 hanno avuto la possibilità di avere la cittadinanza italiana, però questo discorso di doppia cittadinanza non c'entra molto qui, però una persona che dice non a caso il dialetto parlato dai nostri presidi si chiama italiano.
L'italiano, come avete visto, è quello che viene dalla mescolanza di 90% di veneti con 5% di lombardi, 5% di tirolesi, trentini, nello stato del Rio Grande do Sul. Non è una realtà di tutto il Brasile, però quando una persona che lavora presso un ufficio emigrazione ufficiale della provincia autonoma di Trento scrive una roba del genere e i discendenti leggono, ovviamente che alle volte quello che parla il nonno non vale più niente perché sta parlando una persona della provincia. Quando arriva uno lì da noi e dice voi non siete tirolesi, siete siete italiani, siete trentini, c'è un peso, è una cosa che c'è un valore perché arriva quel della terra della nonna e poi dice che quello che io sempre ho sentito dire che non vale più o che questo ha un peso, quindi credo che sia una responsabilità altro che politica, una responsabilità di onestà intellettuale. Alle volte ci mancano. E poi guardiamo che le radici dell'albero, guardate, 1875 con la bandiera brasiliana sopra e la bandiera che, come avete visto dalle interviste, penso che non era la bandiera degli immigrati. Poi abbiamo qua la newsletter di un onlus che in Brasile parlava come se fosse sempre un ente ufficiale della provincia, pur essendo un onlus, che sono poche le possibilità dunque di chi pensava di poter ricostruire il Grande Tirolo. Questo penso che non è il tipo di rapporto che i discendenti vogliono in Brasile. Non è che io non posso venire qui e non lo farò mai a dire cosa, come dovete sentirvi, ognuno si sente come vuole, ma non è che sia una roba molto bella guardare persone che vengono da noi e poi pensano di dire a noi come dobbiamo sentirci e pensano di poter cancellare la nostra storia o almeno quello che ci hanno insegnato i nonni, per carità. Guardi che anche pubblicano sui costumi tipici perché i discendenti in Brasile cercano, vedendo le foto di Schützen, bande, gruppi di Bali, si riconoscono in queste cose perché diciamo che siano cose che sono più vicine alla realtà che loro hanno sentito dai nonni. E poi se uno dice così che non sono costumi tipici, dopo tutte le ricerche che so che gli Schützen fanno presso tantissime fonti per cercare un costume, per cercare un abbigliamento e far poter rivivere un qualcosa che il fascismo ha cancellato, penso che queste persone dovrebbero avere un minimo di responsabilità. Mi chiede scusa se in questo momento ho dato la mia opinione, però. E qui possiamo sentire anche una testimonianza. I loro di vita si sono messi in modo di studiare il collegio agricolo di Camboriú, onde que o Círculo Trentino tinha uma associação com o Colégio Agrícola. Nós tínhamos 17, eu tinha 17 anos junto com meus amigos, que vamos estudar lá, e quando a federação do Círculo, né, foi visitar lá o colégio, nos informaram que a gente não podia dizer que era tirolês, e sim Trentino, caso isso acontecesse, o Colégio Agrícola ia parar de receber a verba que recebíamos as construções, os projetos que tinha o Colégio Agrícola junto com o Círculo Trentino. Nós não questionamos, que eram todos crianças e nós também éramos para receber, no final do ano, para receber um dinheiro para ter estudado lá. E a gente tinha medo de perder essa ajuda de custo. Mas pelo que eu conheço desde quando nasci, eu sou tirolês, eu sou trentino. Porque onde eu nasci, só que a gente fala que é do Tirol. Quando il presidente Ugo Rossi ha visitato le nostre comunità, da noi si canta la Verginella, anche da voi, però abbiamo una strofe che si dice i tirolesi sono bravi soldati, tutte le note di Sentinella, i tirolesi sono bravi soldati. Questo gruppo di Nova Trento gli hanno detto che di cantare soltanto le due strofe, le prime, la terza che non dovevano cantare. Guardate a che livello si arriva. Nostro Brasile è un bello paese che detta le ali ai
spazio per tutti. Il Brasile è un bel paese, che è in italiano e in tirolese, non c'è bisogno di creare confusione. Oppure, vediamo qui, abbiamo anche una ottava anima italiana. Questo sarebbe un'associazione, famiglia, Unione Famiglie Trentini Brasile. Guadagna un premio chi trova qualcosa di Trentino qui, no? Oltre l'Aquila. A voi giudizi. La festa in canto Trentino di quest'anno non è che sia un problema il tricolore, si trova in Italia, ma almeno un'Aquila di San Venceslao, per l'amor di Dio, qualcosa che faccia sapere da dove che sono, perché i veneti in Brasile mettono il leone dappertutto. Basta guardare, cercate su Facebook, cercate su YouTube, veneti in Brasile, hanno orgoglio del leone, perché che non possiamo mettere la bandiera tirolese? Qual è il problema? Qual è la paura? E vediamo qui il circolo Trentini e anche il ballo, e lascio a voi i giudizi. Il problema non è la tarantella, perché è una tradizione bellissima dei napoletani. Guardate lì adesso cosa viene, non arriva la bandiera di Napoli. Circolo Trentino. Quindi lo fanno in buona fede sicuramente, perché non è che lo sanno, ma quando uno dalla provincia arriva e ti dice non sei questo, sei quello, la confusione identitaria, sono passati più di 100 anni. Non è che hanno un'identità forte così. Chi vuol vedere alcune cose sull'identità è un film interessante in lingua tedesca, in lingua italiana, finanziato pure dalla provincia autonoma di Trento, la provincia autonoma di Bolzano, dal Land Tirolo, Rai, Bozen, ORF austriaca, il film in tedesco Tirola in Urwald. In italiano Tirolese nella foresta, del regista Luis Walter di Enya, Neumarkt, e che vale la pena, in collaborazione con il professor Norbert Hölzl di Innsbruck e col sottoscritto. E bene, con questo chiudo, spero di non essere stato molto lunga, però voleva un po' far vedere, sono contento di essere qua, sono contento di poter presentarvi un po' dell'identità. Se ognuno di voi ha bisogno di qualche informazione, mi metto a disposizione e poi Enzo può fare sapere gli email e i contatti. Grazie. Grazie, grazie Alberto. Grazie a tutti voi. Alla festa siamo un po' sforati col tempo, ma ne vale la pena. Niente, se qualcuno vuole fare qualche domanda, qualche curiosità, essendo io col microfono, la potete porre e poi Everton risponderà. In attesa che qualcuno alzi la mano, volevo solo così confermare che la serata è fatta per vedere le difficoltà che ci sono anche all'estero di mantenimento di una certa entità, che ognuno è libero di tenere la propria come vuole, però tutte queste interferenze dall'estero fanno confusione e non fanno altro che rovinare un qualcosa che è di bello, perché io sono convinto che loro si sentono tranquillamente brasiliani, soprattutto. Però hanno l'orgoglio di sentirsi veneti, lombardi, tirolesi, trentini, cioè ognuno penso che abbia il diritto di mantenere la propria storia senza inquinamenti. Da qualche parte ci sono riusciti, da altre parte no, ma comunque una vita è così, insomma, no? In tutto il mondo c'è sempre
cambiamenti dovuti anche al contesto economico, al contesto culturale, anche al modo di vivere, alle difficoltà che ci sono. È normale che ci sia un cambiamento, però è giusto anche che ognuno si senta quello che vuole essere, quello che vuole essere. Cioè, senta, non, qui non si degrada nessuno, però vedere persone con costumi tirolesi o trentini ballare la tarantella, forse un po' di confusione nella mente c'è, insomma, no? Ecco. Che lo ripeto, non è che lo fanno in malafede, no, no. E non è che la tarantella sia una cosa da brutta, anzi è bellissima. Io per esempio, io sono nato a San Paolo, i miei amici, tantissimi con cognomi della Campania, a San Paolo c'è la festa che noi parliamo così, festa da Chiropitta, perché ci sono tantissimi napoletani lì, va benissimo, ma io non vedo i napoletani a ballare Schuplattlero, a ballare una danza del Castello Tesino, perché che i nostri devono avere devono cancellare o abbandonare la propria identità? E questo è il punto, semplicemente questo. Va bene, qualcuno, qualche domanda? Prego, aspetta che venga col microfono. Sì, i sette tutti, se no. Visto che adesso ne becca anche a passare con semaforo arancione, lì se può cercare i nomi di chi resta a chiamare la tarantella, cioè i responsabili di questa... Penso di no, perché...